Benvenuti a tutti, benvenuti in questa diretta assolutamente estemporanea, non prevista, ma ormai non dirò mai più, è l'ultima volta, è la prima volta, eccetera, eccetera. Che bello, in quanti siete? Siete in vacanza? Oggi che è il 6 agosto, ciao a tutti, ciao, bentrovati. Tra poco arriverà, ciao Valeria, anche la nostra Elisa Amoruso, che è l'autrice ospite di questa diretta. Oggi esce il suo nuovo romanzo, lei ne ha scritti altri in passato, è una regista, ha fatto tanti film, tra cui vi citavo insomma nelle stories il documentario, il film bellissimo che potete trovare su Netflix, che è molto bello, una bellissima riflessione sul femminile e sulla bellezza, e ne avrete sicuramente sentito parlare, l'Unposted, Chiara Ferragni, il documentario che racconta insomma la vita di Chiara Ferragni fuori da Instagram. Ecco, la vedo che è arrivata. Aspetta che la... Ah no, mi ha chiesto lei. Perfetto. Aggiungiamo. Intanto voi raccontatemi se siete al mare, dove siete, cosa fate, cosa state leggendo in queste vacanze 2020. Elisa, ciao. Ecco, Marta. Come stai? Ciao a tutti. Grazie che ci state seguendo, vedo che già sono tanti. Sì, che infatti sono no, me li immagino, sai, sui lettini, no, col cellulare davanti. Esatto. Che vedere queste situazioni, no, mare, montagna, lago, eccetera. Esatto. Allora, sei riuscita a leggere tu? Sono riuscita a leggere assolutamente, perché mi è arrivato anche prima, anche se il libro esce oggi, lo vedete, ce l'ho sul Kindle, perché così, insomma, è arrivato in PDF. Purtroppo questa distanza non ci ha facilitato, perché il libro cartaceo ti sarebbe arrivato molto più tardi. Eccolo, cartaceo. La copertina esiste. Molto bella. Molto. La copertina, cogliamo l'occasione per dire che è un frame del film Maledetta Primavera. Quindi sono proprio queste ragazze, sì, queste ragazze che vedete in copertina sono Emma Fasano e Manon Bresch, che sono le coprotagoniste del film, insieme a Micaela Ramazzotti, a Giampaolo Morelli, a Federico Jelapi, che è un bimbo molto bravo che ha recitato nel Pinocchio di Garrone. E, bene, insomma, sono due opere che si compenetrano. Stavo raccontando un po', stavo presentando te, stavo un po' raccontando questo libro che esce oggi, ed è il libro da cui tu hai tratto il film, che in realtà leggevo che è già pronto, insomma, che esce in autunno. Il libro è molto bello, l'ho letto con veramente molto, molto volentieri. È la storia di due ragazze, che sono le due ragazze che insomma vediamo in copertina, di Nina. E io dico Shirley, non so se è giusto Shirley. C'è chi dice Shirley, c'è chi dice Shirley, insomma, ah, non c'è un accento definito, l'abbiamo lasciato libero. È un nome effettivamente molto diffuso in Sud America. Quindi poi a seconda di dove si va gli si dà un accento differente, per cui insomma non ti preoccupare, potete interpretarlo come a vostro piacimento. Storia di, insomma, di un'amicizia, di un incontro che avviene tra la periferia romana, poi c'è il Circeo, perché tutto, insomma, è un libro molto estivo perché ti proietta e ti butta, no, in questa estate romana, il Circeo del 1989. Che è un periodo bellissimo, con tanta malinconia e nostalgia. È una storia bella, una storia di amicizia, una storia di incontro tra queste due ragazze che hanno 11 anni e attraverso, insomma, questo incontro, questo guardarsi, questo esperienziarsi, toccarsi, eccetera, forse un pochino crescono. Tu sei stata molto brava, perché dicevo appunto che sei principalmente una regista, sceneggiatrice, però scrivi anche molto bene, devo dire. In questo libro ti sei proprio calata nei panni di Nina, che è la nostra protagonista, che è 11 anni, ed è attraverso i suoi occhi, no, che noi vediamo insomma tutto quello che le succede intorno, sia l'incontro con Shirley, sia soprattutto il rapporto che hanno questi suoi genitori, che sono molto simpatici, forse anche un po' matti, che probabilmente si amano moltissimo, ma che litigano anche tantissimo, e tante volte lei insomma non si rende conto di quello che succede. Ecco, iniziamo un po' da questo, da cosa è nata questa storia? Diciamo che un pochino c'è una componente autobiografica, nel senso che effettivamente io ho fatto un trasloco quando avevo 11 anni e ho traslocato in un quartiere che non mi apparteneva, poi i miei genitori
adoravano traslocare, era uno dei loro sport preferiti. E quindi questo era un po' l'ennesimo trasloco che facevamo, e effettivamente questa sensazione di dover ricominciare da capo ogni volta, no? E poi mi è capitato appunto di conoscere anche delle ragazze, delle amiche nuove, ogni volta diverse. Perciò ho cercato un po' di riportare quell'esperienza che ho avuto io quando ci siamo trasferiti appunto in un quartiere di periferia per la prima volta. In questo senso è il libro, la storia sono anche un po' autobiografiche, perché comunque in qualche modo quello che racconto è proprio quella sensazione, no? Di arrivare in un posto che ti sembra sconosciuto, in cui tu ti senti come un'aliena, ti senti trattata come un'aliena. Quindi, insomma, tutto questo sicuramente è qualcosa che conoscevo bene. E sì, sono stupita anch'io di essere riuscita a scriverlo, che comunque avesse poi una sua dignità letteraria. Devo dire che in questo senso Fandango mi ha molto sostenuto, perché loro hanno letto questo romanzo che io avevo scritto come una sorta di grande trattamento, no? Prima di scrivere la sceneggiatura del film, perché, insomma, per chi non lo sa, diciamo che i film partono con un'idea, poi si scrive un soggetto di 20 pagine e poi a un certo punto si prova a scrivere la sceneggiatura. Però in qualche modo io avevo bisogno di un materiale più vasto, e quindi ho scritto queste 100 pagine, 150 pagine, che poi Tiziana Triano ha letto. E quindi poi dopo sono diventate effettivamente un romanzo. Ecco, quindi sono molto stupita che questo sia accaduto. Sono contenta che anche i giornalisti che lo stanno leggendo mi dicano un po' quello che mi dicevi tu, no? Nel senso che comunque ha una sua godibilità come libro, ecco, che si legge abbastanza facilmente, e c'è una piacevolezza della lettura. Ecco, questo sicuramente per me è importante. Questa cosa che dice è molto interessante, a parte che Tiziana è molto brava, che lavora a Fandango, insomma, dice che sei stupita da, però insomma, se lei l'ha visto, evidentemente c'è questa godibilità anche letteraria e artistica. Del rapporto, no, tra cinema e letteratura, per certi versi, insomma, vediamo sempre più film, serie televisive tratte dai libri, non a caso tu stai lavorando, insomma, con Marco Missiroli. Per realizzare, no, la serie TV dal suo Fedeltà. Tu hai sempre scritto i libri, hai sempre fatto i film, però in questo caso diciamo che questa cosa è nata un po' insieme, no? Ed è molto bello che questa esigenza di racconto sia sulla pagina che in maniera visiva. Ecco, come mai secondo te? Perché c'è sempre più questo intreccio? Io penso che ultimamente letteratura e cinema si siano molto contaminati. In realtà, non solo letteratura e cinema, magari anche teatro e cinema, anche teatro e letteratura. Cioè, viviamo comunque in un'epoca in cui i mezzi si stanno un pochino contaminando gli uni con gli altri, ed è anche interessante, secondo me, no? È interessante che si faccia un'operazione di cross media, e che quindi un linguaggio possa entrare dentro un altro, cambiando alcune cose ma mantenendo delle verità. E questo è un po', per esempio, il lavoro che stiamo facendo sull'adattamento del romanzo di Marco Missiroli, no? Perché Fedeltà è un romanzo che approfondisce moltissimo i personaggi, che va molto a fondo in quella relazione tra i due protagonisti, e però lo stiamo adattando come una serie televisiva per Netflix, quindi c'è anche uno sguardo, no, esterno, americano, in cui le cose si muovono più rapidamente, accadono molti più fatti, molti più eventi. Quindi lo stiamo adattando per lo schermo, a un aumentando il ritmo, no? Quello che a volte succede è che la letteratura si prende dei tempi che il cinema o la televisione spesso non si possono prendere, perché lo spettatore è impaziente, dopo un po' si alza, cambia canale. E quindi quello che stiamo cercando di fare in questa, come dire, trasmigrazione da un genere all'altro è cercare di riportare un ritmo visivo e cogliere nel romanzo tutta la bellezza e tutta la complessità che ci sono e che ci possono essere a livello di approfondimento, perché un romanzo va molto più a fondo rispetto al cinema, no? Rispetto all'immagine. Comunque,
ha la possibilità di entrare nei pensieri dei personaggi. E questa è una cosa sempre difficile da rendere, da mettere in scena, no? Per cui ci inventiamo mille device differenti, le voci fuori campo, piuttosto che, insomma, ci inventiamo qualunque modo al cinema per cercare di entrare dentro i nostri personaggi. Però sicuramente è un altro mezzo. E io sono contenta che questo rapporto tra letteratura e cinema stia diventando sempre più stretto, perché in qualche modo in un soggetto per il cinema che spesso i produttori magari ci chiedono di portare, si è sempre, diciamo, in una misura che può essere tra le 10 e le 20 pagine, no? E quindi è sempre un racconto breve che, per quanto si voglia scrivere accuratamente, non va mai così tanto a fondo sui pensieri dei personaggi, sulle azioni, sui desideri. Questo secondo me aiuta moltissimo, cioè, e comunque se pensiamo per esempio a una saga molto riuscita come quella dell'Amica Geniale. L'adattamento televisivo in qualche modo aiuta ancora di più, la lettura incoraggia, no? Ho visto persone che magari non avevano letto i libri della Ferrante, che sono meravigliosi, e però vedendo la serie poi hanno deciso di andarsela a vedere, perché invece anche lì c'è una trasposizione meravigliosa della letteratura. Quindi io di questa commissione di generi sono molto felice che accada e che accada sempre più spesso. E infatti anche per il mio prossimo film stavo pensando, di adattare un romanzo. Ora lo sto cercando. Ah, tu stai cercando, non ci prendo ancora. Lo sto cercando, sì. Parlando, mi veniva in mente che effettivamente, facendo anche l'esempio dell'amica geniale, cioè sono entrambe cose belle, ugualmente belle, ma diverse, perché poi i linguaggi, poi magari le storie sono le stesse, però i linguaggi sono differenti. E mi viene in mente che ovviamente il tuo libro, che nasce anche per il cinema, però tu, il tuo è un romanzo, perché è come se fossi voluta andare a cercare, no? A identificare, a carpire, a entrare, no? In questi pensieri di Nina, che è la protagonista, che è una cosa che forse può succedere soltanto sulla pagina, perché ci sono tanti pensieri, addirittura li scrivi in corsivo. E forse nel momento in cui sei entrata così con le parole a capire questi pensieri, allora sei riuscita anche a trasformarli, ma, no? In maniera però sicuramente diversa. Non lo so, mi viene in mente. Sì, la cosa più difficile è stata proprio quella, cioè trovare la voce della protagonista, no? Quando hai una protagonista che ha 11 anni, devi un po' entrare nella sua testa. Infatti, poi anche nel lavoro di editing abbiamo tolto magari tutti, che ne so, gli aggettivi più forbiti, oppure gli avverbi che sicuramente una bambina di 11 anni magari non avrebbe detto, non avrebbe usato, proprio per cercare di restituire un rapporto di verità con il lettore, no? Che legge e in qualche modo si deve immedesimare in questa bambina. Scusate, a proposito della bambina, chiudo perché c'è un'altra bambina che si sta avvicinando, che va in bicicletta e che fa casino. Quindi, insomma, sì, sicuramente trovare la voce di Nina è stata la cosa, la sfida più grande e però anche quella più divertente, perché comunque è bello quando senti che a un certo punto questa immedesimazione avviene tra te e il tuo personaggio in maniera fluida, in maniera spontanea. E sicuramente sono andata a ripescare delle memorie, degli stati d'animo che vivevo quando avevo quell'età. E penso che un pochino tutti abbiamo attraversato una fase in cui ci sentivamo molto soli a 11-12 anni, e poi l'incontro con un amico, con un'amica inaspettato, ci ha sorpreso, no? E ci ha trascinato dentro il suo mondo. Questo sicuramente penso che sia un'esperienza comune. E poi ci sono gli anni Ottanta, devo dire che, dicevo prima, della malinconia, della nostalgia, noi più o meno abbiamo la stessa età, insomma, anch'io ho questi ricordi, no? Di questa, anche preadolescenza un po' più sporca, un po' più raffazzonata, per niente social, cioè non si aveva un punto di riferimento, cioè non è che andavi su Instagram o su TikTok e vedevi altre ragazzine di 11, cioè erano affari tuoi, te la dovevi cavare da solo e appunto lì entravano in gioco le amicizie che a volte, no, avevano degli effetti anche spropositati, no, rispetto ai nostri comportamenti. Come sono cambiati? Poi tu hai una bimba, io adesso non so quanti anni ha la tua bimba, però ecco, secondo te come sono cambiati gli undicenni di oggi rispetto agli undicenni di ieri?
Ma io quello che vedo rispetto alle nuove generazioni è che mi sorprende, che un pochino mi spaventa, è che sono molto più autonomi di quanto lo fossimo noi. Sono un pochino più avanti perché abituati comunque ad usare gli schermi, ad usare i telefoni. In qualche modo la tecnologia fornisce loro anche una forma di intelligenza artificiale che non esisteva nella nostra epoca, quindi noi non ce l'avevamo, non avevamo un cellulare che ci dicesse se volevamo cercare qualcosa di particolare, non potevamo andare su Wikipedia, dovevamo andare a cercare, a scalare la parete dell'enciclopedia per cercare. Quindi sicuramente loro hanno una velocità di apprendimento che fa proprio parte della loro generazione, perché sono cresciuti e stanno crescendo con un approccio diverso all'informazione, per cui sanno che tutto quello che vogliono sapere lo possono ottenere, lo possono scoprire in tempo reale, e questo sicuramente è un fatto. Dall'altro lato, però, noi invece, per quanto riguarda la vita reale, eravamo più liberi perché i nostri genitori ci mettevano meno al centro dell'attenzione, e quindi in qualche modo eravamo meno controllati, ci lasciavano un po' crescere, no? Mentre ora c'è moltissima attenzione ai bimbi, cosa si fa, cosa non si fa, cosa hanno detto, cosa hanno mangiato. Prima c'era un po' più di libertà e di incoscienza, se vogliamo, che però ha fatto in modo che noi crescessimo facendo anche le nostre esperienze. Ecco, un'esperienza come quella che fanno le due ragazzine nel romanzo, di prendere e andare da sole, ne so, su un piano, l'ultimo piano di un palazzo ancora in costruzione, magari pericoloso, pericolante. Oggi sarebbe impossibile, col cellulare le avremmo rintracciate e avremmo detto dove siete. Invece prima ci si poteva permettere delle fughe diverse, e all'interno di queste fughe sicuramente viene raccontata un'epoca che non è più quella di oggi e che è un po' nostalgica, se vuoi. No, ma infatti se ci pensi sono in realtà pochi anni fa, però venivano buttate su, che lo racconti insomma anche nel tuo libro, erano buttate su queste biciclette, racconti a un certo punto una festa, no, all'aperto, no, con dormite addirittura nel parco. Succedevano queste cose che erano effettivamente assurde, c'eravamo una quantità di ore anche di autonomia e libertà in età 10-11 anni che adesso sarebbero effettivamente impensabili. Sì, sarebbero sicuramente diverse, insomma, qualcosa che non si fa così facilmente, e non, cioè, in qualche modo è proprio un altro tipo di esperienza, no? E prima noi eravamo poi costretti ad avere quella reale, oggi comunque c'è sempre quella virtuale anche in più, no? Quindi è come se avessimo una doppia possibilità, cioè posso vivere una cosa dal vivo. Però poi allo stesso tempo mi immagino come la racconterò su un social media o come mi si ripresenterà, come se la ricorderanno. Questo, insomma, è come dire, questa esperienza del doppio tempo è qualcosa di veramente nuovo e di unico. Però, appunto, se vogliamo, quello che noi avevamo, che forse i nostri ragazzi hanno meno, è l'immediatezza e l'unicità di quel momento, no? Il fatto che sia irripetibile, per cui o quella cosa la fai in quel momento, oppure rischi veramente di non potertela godere mai più. Questo c'è di meno oggi, c'è sempre quella sensazione che si potrà ripetere, che si moltiplicherà, perché gli schermi che moltiplicano la nostra vita sono schermi che moltiplicano anche una vita virtuale, e quindi se esistono loro, anche la nostra vita virtuale esiste. Non so No, no, se mi hai sono. ragione. No, sto pensando perché volevo chiederti di una scena, no, in cui questo ha molto senso, cioè queste appunto cose che succedono nella vita reale solo in quel momento, no? Insieme a tutto quel comparto di malinconia che viene a noi che abbiamo quell'età legato al mondo della musica, al mondo dei film. C'è questa scena molto bella, secondo me, di Sirle e Nina che si ritrovano a vedere un film che è Dirty Dancing, dove raccoglie. Forse è un po' il senso, no, di questo libro, di questa amicizia che diventa poi un'amicizia che forse va oltre, no? Diventa un'amicizia quasi sensuale, forse una parola grossa, però insomma c'è un'attrazione, no, da parte di Nina nei confronti di questa ragazzina che è lontana, ma allo stesso tempo lei sente molto vicina, perché in quel momento sono entrambe, no, due diverse, due che sono appena arrivate in un determinato posto. E questa scena effettivamente è molto bella, no? C'è
c'è tantissima forza, no? C'è tantissimo corpo. Mi veniva in mente, legando al tuo discorso, no, della virtualità, lì c'è tanto corpo, c'è proprio il sentire, no? Queste due ragazze che vedono un film, una attaccata all'altra, un film che poi parla d'amore, a un certo punto Nina, no? Nella scena in cui il protagonista si imbarazza e non sa bene cosa fare, poi Shirley dice, senti, dai, facciamo la scena, balliamo, eccetera, e poi tutto si stempera un po'. Quella devo dire che è una delle mie scene preferite, ecco, del tuo libro. Beh, sicuramente nella nostra generazione Dirty Dancing è stato un po' un cult, no? Penso che lo abbiamo visto tutti, che tutti a tratti ci siamo immedesimati in questa, come dire, danza del proibito, che non si poteva fare, che ci si poteva accostare, ma solo di notte, solo scappando dalla casa dei genitori. Cioè, sicuramente è un film che ha un po' identificato che cos'era il proibito in quell'epoca lì. E questo momento tra le due ragazze nel romanzo che ricordi tu, per esempio nel film non c'è, perché nel film la differenza che con il romanzo, per esempio, è che non c'è la danza, no? E quindi c'è un'altra sintesi narrativa che racconta la relazione tra Nina e Shirley, e però la danza era un elemento in più e soprattutto che non si addiceva alla protagonista che assolutamente aveva altre passioni, no? La ragazzina che abbiamo scelto è una ragazzina che non riuscirebbe bene a ballare la danza classica e quindi l'abbiamo seguita perché poi il cinema è anche questo, no? A volte tu ti immagini un personaggio, lo scrivi, lo pensi in quel modo e poi invece arriva un attore, un'attrice che ha un'altra energia, no? E invece Dirty Dancing romanzo per me era molto importante perché era effettivamente il simbolo proprio di quella sorta di frutto proibito, no? Cine, perché in qualche modo, come dici tu, Nina e Sirlei diventano anche un po' l'oggetto di desiderio l'uno dell'altra a un certo punto del romanzo, ma perché è una prima scoperta del primo desiderio della loro vita in qualche modo, no? Mentre per gli uomini il desiderio spesso viene incarnato, che ne so, in delle riviste, in delle donne, come dire, qualcosa. Viene molto idealizzato, si parla poco di quello che succede tra bambine e tra ragazze, e anche tra bambine e tra ragazze esiste un momento che è quello dell'esplorazione, dell'avvicinamento, di un'amicizia magari particolarmente più forte che viene scambiata per amore, per cui poi noi non sappiamo se quello che nascerà è una vera storia d'amore oppure no, anche perché poi, appunto, nel finale questa storia d'amore è impossibilitata ad esistere. Tuttavia, quello che mi interessava raccontare era la percezione di qualcosa di diverso, che fosse più di un'amicizia e che fosse un primo desiderio, ecco, come in qualche modo avviene anche in Call Me By Your Name, no? Quel ragazzo magistralmente diretto da Luca, è un ragazzino che sta cercando la sua identità e non sa neanche lui se vuole con quella ragazza, oppure invece gli piace grande, cioè è tutto diverso, no? Ed è tutto difficile a quell'età, per cui sicuramente il desiderio sessuale fa parte della definizione della propria identità ed è l'elemento che poi ho usato e scavato nel romanzo. Tu hai affrontato il femminile da tanti punti di vista, no? Nei tuoi film, nei tuoi libri, ho rivisto bellissime, tra l'altro che è su Netflix, invito a vederlo, che insomma, è molto interessante. Ecco. Hai raccontato l'ossessione per la bellezza, hai raccontato appunto in Chiara Ferragni una grande storia di successo. Perché adesso volevi raccontare proprio questo, cioè questo desiderio? Tu giustamente hai citato Call Me By Your Name, che viene subito in mente, no? Quando si legge il tuo libro e si vedrà il tuo film, tenendo presente che però sono anche un po' due età diverse, perché poi il protagonista di Call Me By Your Name è un po' più grande, quindi esplora questo desiderio in maniera diversa. Qui sono proprio le prime scintille, no? Che neanche ti rendi conto di quello che ti sta un po' succedendo. Ecco, perché questo e perché tra due ragazze? Ma sul perché, sai che avevo come la sensazione che questa storia stesse dentro di me da tanto tempo, no? Volevo tantissimo scrivere un romanzo di formazione di una ragazzina,
Quindi questo mi è capitato spesso, perché come sceneggiatrice ho lavorato anche a dei film che avevano questo tema, spesso al maschile. Solo in Cloro c'era una ragazza un pochino più grande, interpretata da Sara Serraiocco, di 6-7 anni, che anche lei faceva un percorso sulla propria identità. Mentre mi interessava proprio capire che succede in una ragazza che da bambina diventa donna, no? E come avviene questo passaggio? Ho naturalmente dei film di riferimento ispirato in questo racconto, tra cui esempio Corpo Celeste di Alice Rohrwacher, oppure Tomboy di Céline Sciamma, che sono proprio dei film che fanno una riflessione molto delicata e intima su che cosa significhi il passaggio tra bambina e ragazza. E anche in qualche modo c'è il racconto di questo passaggio, no? Perché quelle ragazze che ora sono più grandi, le vediamo spessissimo nei filmati di repertorio come bambine, e nei filmati di repertorio vediamo anche il rapporto con la mamma, insomma, c'è tutto un crescendo di questa relazione con la mamma e con l'altrove, che passa da loro essere bambine ed essere viste come donne, no? Quindi mi faceva piacere raccontare questa cosa dall'interno e raccontarla attraverso il rapporto con una ragazza, perché volevo raccontare l'inizio di una sorta di storia d'amore, e mi piaceva farlo attraverso il femminile, attraverso specchio, che fosse uno specchio diverso, perché comunque questa ragazza non è neanche del suo stesso paese, cioè è una ragazza che viene da fuori, che non parla quasi la sua lingua, che ha la pelle di un colore diverso, e questa storia in qualche modo mi aiutava a veicolare anche un messaggio di universale di appartenenza, no? Come dire, di andare un po' al di là della frontiera, dell'origine, della provenienza, del sesso, dell'identità. Voleva un po' abbattere tutte le frontiere, ecco, questo forse era il senso della storia. Poi però le storie non nascono mai irrazionale, quindi uno le scrive e poi dopo, quando le analizza, quando sono finite, hai la possibilità di rifletterci sopra, no? E di tirare fuori un significato diverso. Certo, altrimenti uno scriverebbe dei saggi, giustamente. Sì, che poi magari, insomma, magari essere in grado di scrivere dei saggi. Io non sono in grado, e quindi faccio dei film, cerco di arrivare attraverso le emozioni. Quello che mi interessava era portare un'emozione universale a tutti, e spero che nel film che ci siamo riusciti, insomma. Mi sembra di sì, mi sembra che chi lo vede spesso si emoziona, si commuove. I pochissimi addetti ai lavori che l'hanno visto sono contenti, e spero che passi anche dal libro questa empatia, no? Questo legame con queste due ragazze. Il film è finito, giusto? Il film Cioè. è finito e sarà distribuito presto nelle sale, diciamo appena ce lo permetteranno. Speriamo di vederlo addirittura in autunno, ecco, però insomma sicuramente, se tutto va bene, se continueremo tutti così e se continueremo a fare i bravi, ad essere attenti a questa situazione della pandemia, magari non ci chiuderanno i cinema di nuovo, e quindi potremo andare tutti quanti in autunno a vedere un film che si chiama Maledetta Primavera. Speriamo. E quindi Gianpaolo Farelli e Michela Ramazzotti interpretano i genitori, che sono una coppia che a dirla così dice, oddio, Morelli con Ramazzotti. Poi leggendo il libro capisco che effettivamente calzano a pennello i personaggi, e volevo sapere un po' come si sono stati a interpretare questa coppia con lei, questa madre assolutamente. Una donna molto forte che nello stesso tempo sicuramente soffre, forse Nina non lo capisce, ma noi che siamo grandi lo Sì. capiamo, e suo padre invece fa un po' quello che vuole, che sicuramente ama questa donna, ama la sua famiglia, ma nello stesso tempo ama moltissimo anche se stesso e le proprie libertà. Sì, no, sicuramente diciamo che per Giampaolo e per Michela il lavoro è stato molto stimolante, perché i due personaggi, del papà e della mamma, sono sicuramente quelli che hanno una matrice più autobiografica, nel senso che sono molto simili a quelli che erano i miei genitori da giovani. Cioè una coppia molto vivace, molto incasinata, che litigava sempre pur amandosi moltissimo, e che sono ancora insieme dopo più di 40 anni di matrimonio. E il lavoro che abbiamo fatto con Michela e Giampaolo è stato straordinario, perché io avevo tantissimo materiale a livello di fotografie,
filmati in Super 8, e quindi loro hanno voluto vedere tutto. Abbiamo studiato insieme il look dei due personaggi, abbiamo studiato insieme i costumi, anche riprendendoli dalle foto dell'epoca, l'ambientazione, la scenografia, e poi appunto proprio il lavoro sul personaggio, no? Addirittura Michela voleva incontrare mia madre per capire effettivamente, magari da lei, un gesto o qualcosa, insomma, capire qualcosa di più. Alla fine non si sono incontrate perché era estate, perché insomma abbiamo spostato più volte la lavorazione del film e poi siamo riusciti a girare a ottobre dell'anno scorso, quindi sarebbe anche una bellissima soddisfazione se riuscissimo a uscire proprio a ottobre, no, esattamente dopo un anno solare che abbiamo girato il film. Devo dire che Michela, appena l'ha letto la sceneggiatura, ha detto, ma, mi ha chiamato e mi ha detto sono io. Lo faccio io perché questa sono io, e quindi si è subito immedesimata. E Giampaolo ha insistito lui per farlo perché era veramente, aveva tanta voglia di fare un ruolo diverso, di un personaggio sì, sempre ironico, sempre divertente, con la battuta pronta, però anche complesso, più problematico, che fa uso di droghe, che ogni tanto non è in sé. E quindi questo personaggio sicuramente lui gli ha dato una vitalità incredibile, gli ha dato anche quella sfumatura di comicità, che poi c'è anche nel romanzo, no? E quindi in questo ménage, nel film, devo dire che loro due formano veramente una bella coppia, cioè è un amore al quale riesci a credere, o almeno così, ci è stato detto finora. Questi sono i pareri che abbiamo raccolto. E a me loro due insieme piacciono moltissimo e devo dire che alla fine nel film, come nel romanzo, vengono fuori un po' queste due storie d'amore, no? Un amore tormentato tra un uomo e una donna, e un amore strano che inizia e che probabilmente non ha il tempo di iniziare perché finisce subito tra due ragazzine che scoprono i loro corpi, i loro desideri per la prima volta. I tuoi genitori l'hanno visto il film? Hanno visto, si sono commossi, sono contenti e spero di riuscire a portarli in sala perché purtroppo gliel'ho dovuto far vedere durante il lockdown. Il lockdown, diciamo che non li ha tenuti a bada sulla curiosità e quindi mi hanno detto per sopportare questi mesi a casa adesso devi almeno farci vedere il film. E così è stato, però erano contenti. C'è anche una piccola sorpresa sul finale del film che ora non svelo, però È che diversa dal effettivamente è. libro. Il libro è molto bello, il finale del libro, però non c'è un finale vero e proprio, tra virgolette. Sì, anche il film ha abbastanza un finale aperto, ma molto molto diverso da quello del libro, perché ovviamente, insomma, le cose cambiano e appunto la danza nel libro c'è, ma nel romanzo non c'è e quindi è tutto molto molto diverso, però il cuore emotivo resta lo stesso, quello sì. Bene, Lisa, grazie. Bene, grazie E a te. cosa fai? Sei in vacanza? No. Ora sono al Circeo e tra un pochino andremo a Ponza. Quindi sì, tra qualche giorno, quest'anno abbiamo deciso di fare vacanze, diciamo, limitrofe, no? Di non spostarci troppo da Roma. E poi si ritornerà a lavorare per Netflix, quindi siamo. Serie quando sarà pronta, lo sai, boh, chi lo sa. No, guarda, la serie la stiamo scrivendo. La serie la stiamo scrivendo, speriamo di girarla il prima possibile, però. Siamo ancora in fase di scrittura. Speriamo di vedere. Penso nel 2021 la vedremo. Insomma, è una speranza, però credo di sì. È comunque stato un lavoro molto interessante. È un lavoro molto interessante questo di adattare. Perché poi il libro di Marco Missiroli è molto ricco, molto scritto, cioè un libro proprio fatto di tanto di scrittura, no? Più che di cose che vedono Sì. Sì. tante cose, però È vero, infatti noi con Alessandro Fabbri e Laura Colella, che sono gli sceneggiatori con cui sto lavorando, ci siamo sforzati di mettere quella che al cinema si chiama un pochino più di trama, no? Cioè di dare più movimenti, di dare più tensione, di creare sempre dei conflitti.
avanti, e quindi anche se sono solo due personaggi, quelli principali, forse tre, alla fine questa storia è diventata molto avvolgente. Addirittura non ci sembrava che le scene fossero tante, cioè fossero, come dire, che non ci fosse spazio per nient'altro che per i nostri protagonisti. E questo ci è piaciuto perché vuol dire che ci siamo appassionati e finora la scrittura è andata molto bene, anche con i nostri interlocutori, quindi speriamo di finirla presto, di girarla presto, e così la vedranno tutti. Bene, e invece Le vite vere, come bellissime, Chiara Ferragni, insomma, è una cosa che riesce molto bene la cosa di Sì, soprattutto i ritratti di donne. Devo dire, i ritratti di donne è una cosa che mi appassiona. Me ne hanno proposto un altro, devo dire, ultimamente, che non so se riusciremo a fare oppure no, di un altro personaggio, di una donna che ha un po' una storia particolare, perché ha avuto un matrimonio particolare, quindi ha un po' una storia quasi da Cenerentola, no? Presa protagonista di una fiaba, molto interessante. Devo dire che i ritratti di donne, sia quelle molto in vista, come per esempio una Chiara Ferragni, sia quelle che invece cercano un loro spazio nel mondo, come possono essere le protagoniste di Bellissime, mi appassionano sempre. Ora bisogna vedere se riusciamo a conciliare il lavoro di documentarista con quello di regista di fiction, perché poi quando cominci a girare delle fiction, è un lavoro molto impegnativo che ti assorbe completamente, e quindi spero di poter avere sempre un po' un piccolo spazio anche per raccontare delle donne vere. Ecco, che come dici tu, se lo meritano. Lo spero anch'io. Grazie Elisa, grazie Grazie a te, mille Marta, per grazie davvero. il romanzo Sirlei o Sirlei, dipende, insomma, ognuno dica come vuole. E il film Maledetta Primavera, speriamo, insomma, che arrivi in autunno, non vedo l'ora di vederlo e grazie, grazie di tutto. Grazie a te e buona serata. A te. E buone Ciao. vacanze. A te. A Ciao. te. Ciao. Ciao. Ciao.